ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava lampate a fregare, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, era in salire la frode coloniale che giungeva fino a lui come una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Cominciava a starnutire e il ventilatore ronzava immenso sul soffitto esausto e i sax, ipnotizzati dai movimenti di lei, si espandevano rumori di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava il mentolo e altri starnutivano senza malizia e la canzone andava avanti, l'orchestra della partita decollava. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Qui dove sapevano a memoria dove volevano arrivare.
chissà quando capiterà ancora, facciamo la foto che piacere, facciamoci le foto. Che bella scena che è lui. Questo come una. Deve stare sempre qui il signor. Ok. Grazie ragazzi, buona estate a tutti, grazie per tutti. C'è neanche Naomi, come si chiama? Naomi Campbell, la cacca. E là, l'ho visto, non lava il buco prima.